Sua Eminenza il Cardinale Jean-Louis Thorin per Affari Italiani. Eminenza, questa sera abbiamo parlato del concetto di sovranità della Chiesa. Una riflessione, si è accennato anche alla Cina e ai rapporti che ci sono in questo momento, non sono certo facili. Un'altra cosa che un pochettino mi ha colpito è il rapporto che ultimamente la Chiesa sta vivendo con l'Europa. Per esempio, tra un po' Manival, l'autorità europea, parlerà e metterà il suo giudizio sulla trasparenza vaticana. Fino a che punto però ci può essere collaborazione tra la Santa Sede e altre autorità estere senza pregiudicare la loro sovranità? Ma direi che è la verità che si dice. La verità si fa liberi, e quindi se non abbiamo niente da nascondere dobbiamo dirlo. Chiaro, ma se oggi diamo all'Europa la libertà di valutare l'eventuale trasparenza della Santa Sede, domani non c'è il rischio che per esempio l'Europa cominci a ingerire per esempio su alcune posizioni della Chiesa Cattolica, penso sulle donne, gli omosessuali? Ma io direi che dice la sovranità dello Stato, la sovranità della Chiaro. Chiesa. Non si può mescolare tutto. Perfetto. Senta, un'ultima cosa. Si è accennato appunto al caso Cina. Attualmente in che condizioni sono le relazioni e in che modo la Santa Sede sta cercando di riaffermare la sua sovranità? Io ovviamente non sono più al corrente dei negoziati. Leggo ciò che dicono i giornali. La mia impressione è che la Chiesa in Cina abbia cambiato molto, perché ci sono tante visite, visitatori, possono andare a Taiwan, taiwanesi possono andare sulla continente, e quindi con l'impressione che i cinesi sono molto pragmatici, la Chiesa è sempre più vicino a Roma, al Santo Padre. Chiaro, va bene, la ringrazio molto, Vinenzo. 10 minuti, 13 minuti.